Voi chi siete e cosa chiedete in questa manifestazione di fronte a Montecitorio? Allora, noi siamo i cosiddetti ex LSUATA, siamo stati impiegati, diciamo, per 4 anni dai comuni, allora eravamo nei comuni, e siamo stati utilizzati come personale ATA a tutti gli effetti. Facevamo le mansioni che fanno i collaboratori scolastici. Nel 2001 ci è stata negata l'assunzione ATA e hanno fatto l'esternalizzazione dei servizi di pulizia. Questa cosa è stata affidata a 4 consorzi nazionali, i quali subappaltano a altre cooperative sparse in tutta Italia. Tutta questa situazione praticamente costa al Ministero sui 400 milioni di euro l'anno. Noi abbiamo dimostrato che con la nostra assunzione come personale ATA lo Stato risparmierebbe minimo dai 60 ai 70 milioni di euro l'anno. Ora c'è una cosa peggiore, perché con la spending review, visto che vogliono risparmiare, su chi vanno a risparmiare? Di nuovo su di noi, cioè dalle 35 ore che facciamo attualmente settimanali ci vogliono portare a 16 ore settimanali, e tutto questo con la complicità della CGIL, CISL e UIL e dei soliti politici della solita casta che pensa solo ai loro sporchi affari e non al popolo che sta morendo di fame e si uccide giornalmente. Quanti siete voi in tutto dell'ATA? Noi siamo 12.500 sparsi in tutta Italia, Sardegna compresa. Ecco, se non verrete ascoltati qui in questa vostra manifestazione, quale sarà la prossima vostra mossa? Sicuramente non sarà pacifica, almeno secondo il mio punto di vista. Non sarà così pacifica, perché il tempo dei dialoghi è Abbiamo dato finito. tanto.